Lunedì 11 novembre, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa nazionale. E allora, ieri la Juve ha vinto, però la notizia non è l'ennesima vittoria, ma la sostituzione di Cristiano Ronaldo, che è uscito mandando a quel paese Sarri, non si è fermato in panchina, è corso negli spogliatoi dove si è fatto la doccia, si presuppone, è andato via senza aspettare il ritorno dei propri compagni di squadra. L'avesse fatto qualsiasi altro giocatore del campionato di Serie A, sarebbe successo il putiferio. A Sky l'unica preoccupazione è stata di sottolineare che evidentemente non stava bene, altrimenti non avrebbe potuto giocare così male. Il concetto che possa aver avuto un momento di scarsa condizione, o che più semplicemente alla sua età ci stanno passaggi a vuoto, non sfiora nessuno. Di fatto, da un punto di vista professionale, è stato fatto un qualcosa di assolutamente riprovevole. I giocatori del Napoli, per qualcosa di meno grave a mio avviso, sono stati esposti alla berlina. Cristiano Ronaldo non ha solo mancato di rispetto alla maglia che indossa, a chi lo paga, all'allenatore, ha mancato di rispetto ai suoi compagni di squadra, cosa che Maradona non si sarebbe mai sognato di fare. Vediamo quello che succede, è divertente. È stato simpatico, come tutti hanno sottolineato, più o meno il coraggio di Sarri. Sarri ha fatto una mossa che tutti gli allenatori avrebbero fatto. Poi la cosa divertente è stata seguire la telecronaca su Sky. Quando è stato visto Dybala fare riscaldamento, tutti a dire che dovrebbe uscire Cristiano Ronaldo, ma non uscirà Cristiano Ronaldo perché non può uscire. Sarri non ha fatto altro che il suo dovere, però evidentemente con Cristiano Ronaldo le cose sono un po' differenti. Vediamo quella cosa divertente, come tutto sport ne parla proprio in prima pagina. Andiamo avanti, CR7 sbatte la porta, fuori col muso e Sarri spiega: non l'ho visto al massimo, non l'ha visto al massimo in campo, dopo la partita non l'ha visto proprio. È chiaro che Sarri deve mediare, deve far finta di non sentire, però io ricordo che anche nell'ultima occasione, quando è stato sostituito Insigne, le telecamere lo hanno inseguito un altro po' fino negli spogliatoi, hanno cercato non solo di leggere il labiale ma quasi di provare a leggerne il pensiero. Cristiano Ronaldo è uscito, è stato inquadrato, poi dopo via come se nulla fosse, che è vero che se n'è andato, quindi non potevano riprenderlo in panchina mentre semmai urlava qualcosa, però insomma mi sarebbe piaciuto sentire una reprimenda alla professionalità di un giocatore che guadagna 30 milioni l'anno solo come contratto di calciatore e che deve essere a disposizione della squadra. È semplice, ieri la Juventus ha vinto con un gol del giocatore che ha sostituito Cristiano Ronaldo, però evidentemente questo non si può dire. Andiamo avanti, il conte dei record, vittorie, mentalità, uomini giusti, l'Inter è sulla scia di Trapattoni. L'Inter sta vincendo praticamente sempre, ha vinto tutte le partite tranne una e un'altra che ha perso con la Juventus, per il resto le ha vinte tutte, quindi sta ottenendo risultati straordinari, giocando uno schifo secondo me, anche contro l'ultima partita che hanno fatto, sono andati sotto, hanno rischiato, non dico di perdere la partita, però insomma il gol della vittoria è arrivato a 10 minuti dalla fine, quindi è vero che hanno chiuso gli avversari contro il Verona nella loro metà campo per tutta la ripresa, però non ho visto questa interstellare. E poi uomini giusti, Conte il primo che si lamenta, un minimo di equilibrio, equilibrio che non manca quando si parla del Napoli, anzi manca anche in direzione opposta. In vendita i capi della rivolta è una cosa che mi diverte moltissimo. I capi della rivolta sono quei giocatori che il Napoli aveva deciso di vendere o che avevano deciso di andarsene, perché Mertens e Callejon sono in scadenza di contratto. È stato un errore secondo me portare dei giocatori titolari in scadenza di contratto, li vendi prima oppure gli rinnovi il contratto per almeno un anno. Comunque sono stati definiti marchettari dal presidente De Laurentiis, che pretende l'amore per la maglia però da parte dei calciatori, da parte sua. Lui è un imprenditore, quindi bada ai soldi, vabbè, lasciamo questo qua. Comunque Callejon e Mertens, che pure vorrebbero restare a Napoli, non avranno il loro contratto rinnovato e quindi da bravi marchettari andranno a giocare altrove. Non è che il Napoli ha messo in vendita i capi della rivolta,
Allan e Insigne è stato un errore trattenerli perché tutti e due volevano andare via. Insigne è il caso più clamoroso, ha cambiato procuratore proprio per questo, perché non prendi Raiola per andare insieme a teatro. La stessa società aveva detto che se ne voleva andare perché aveva rotto con i tifosi. È stato preso Lozano che doveva sostituirlo, invece alla fine non sono stati capaci di vendere Insigne e quindi se lo, è rimasto sul gruppone. Adesso si spera di poterlo vendere a giugno, credo. Ma non è perché sono cambi di volta, ma perché andavano venduti a prescindere. Quindi mi sembra veramente una barzelletta. De Laurentiis da presidente l'ha fatta fuori dal vaso, perché quel ritiro non aveva motivo di esistere, soprattutto non esiste che poi con una squadra che devi sapere è in ebollizione non puoi mandare il vicepresidente, che altro non è che tuo figlio, a provocare i giocatori negli spogliatoi. Adesso non sanno più a che cosa appendersi. In casi del genere la logica vuole che a pagare sia innanzitutto l'allenatore e poi dopo si vede, però non scriviamo che vanno in vendita i capi della rivolta, perché non è così. Vanno in vendita i giocatori che hanno chiesto di andare via o che andranno via a prescindere. 4 gol per risalire, la notizia sul Torino che sabato ha vinto in casa del Brescia, Mazzarri ritrova lo spirito toro e torna la fiducia. Stradibala per il Corriere dello Sport, Ronaldo furioso, è un titolo piccolo, 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 piccolo. Io avrei fatto il contrario, ma io non ho nessun tipo di rapporti con la Juventus, non ho rapporti con i tifosi della Juventus che mi devo tenere buono, però probabilmente c'è anche un po' di antipatia, perché non dico da parte mia nei confronti dell'aria di quei colori, però da giornalista secondo me la notizia non è Stradibala, la notizia è la rivolta di Cristiano Ronaldo. Ed è stata nella gerarchia delle notizie, è stata ridotta al rango di catenaccio piccolissimo. CR7, no, Dybala, è sempre la Juve. E ancora l'isola di Raja, siamo grandi, il Cagliari ieri ha fatto spettacolo, ha dato spettacolo contro la Fiorentina. Fiorentina che è finito l'effetto Ribéry, secondo me sta tornando un po' nei ranghi. Una squadra discreta ma non fortissima, inferiore a tante altre. Il Cagliari io pensavo che fosse, sarebbe stata una delle maggiori sorprese del campionato, ma non mi voglio prendere merito perché pensavo che lo sarebbe stata grazie ad alcuni giocatori importanti, tra questi c'erano Cragno e Pavoletti che non ci stanno, quindi il campionato che sta facendo il Cagliari sin qui sorprende anche me, visto le assenze, che pure avevo detto che potesse essere una delle grandi sorprese in positivo della stagione. Andiamo avanti, Apnea Roma, un bel Parma la inchioda, io non credo alla Roma. La Roma può qualificarsi per la zona Champions, ma non è una grande squadra, può qualificarsi perché il Napoli tutto sommato ha sbagliato la stagione e quindi si è un posto in più, non è detto che non lo prenda il Napoli, però insomma c'è un posto in più e le altre non decollano, quindi la Roma può concorrere, però non è una grande squadra. Andiamo avanti. Tucu Siquevales, la Lazio in volo, Tucu credo che sia Correa, la Lazio in volo, però la Lazio ha faticato da morire contro il Lecce e c'è stata, poi uno dice che non capisce certe interpretazioni, ieri a Roma è successa una cosa assurda, ieri calcio di rigore per il Lecce, tiro non mi ricordo di chi, respinta di Stracoscia, poi sul pallone si avventa la Padula che segna. Attraverso la VAR hanno stabilito che la Padula era entrato prima in area di rigore e quindi il gol non è valido. Mi sta anche bene, però in quello stesso fotogramma si vede che prima ancora che il calciatore della Lazio calciasse, il calciatore della Lazio calciasse, c'erano 4 giocatori della Lazio. Quindi annulliamo il gol di la Padula, sono d'accordo, ma il rigore si deve ripetere. Perché il rigore si deve ripetere, non ci sono santi, vorrei solo capire che cosa passa per la mente dell'arbitro in quel momento. Spalla sciopona a Udine, la Spalla ha sbagliato un calcio di rigore all'ultimo minuto con Petagna, certi segnali secondo me andrebbero colti, la Spalla è una squadra che secondo me rischia molto, quando non vinci queste partite sono segnali importanti.
Poi a Sampdoria-Atalanta un pari tra le polemiche. Le polemiche le ha fatto Gasperini. Però forse l'Atalanta, dopo quello che è successo a Napoli 10 giorni fa, dovrebbe tacere, perché a Napoli è stata fatta un'ingiustizia colossale ai danni del Napoli. Un calcio di rigore riconosciuto da tutti, tranne che dalla Gazzetta dello Sport a favore del Napoli. In ogni caso, un'azione fallosa, quindi il gioco andava fermato. E abbiamo spiegato, e loro non si sono lamentati dell'arbitro in quel momento. Adesso sì. Strano, però strano relativamente, però insomma ci sta tutto, è quantomeno singolare. Klopp da padrone fu a Guardiola. Ieri ho visto la partita, uno spettacolo straordinario tra Liverpool e Manchester City, in questo momento per distacco le due squadre più forti al mondo. Se il Manchester City perde 3-1 pur giocando una grande partita, vuol dire che il Liverpool sta in una condizione psicofisica straordinaria. È vero che la partita l'hanno fatta al massimo, poteva finire in qualunque modo, però grandissima partita. Ho solo paura che se il Liverpool dovesse giocare così contro il Napoli, alla prossima partita di Champions potrebbe finire in un bagno di sangue. Chiudiamo con Tutto Sport, premiata ditta Sarri Dybala, controsorpasso all'Inter, tutto vero, ma non mi sembra che ci siano accenni, non dico notizie, sullo sfanculamento di Cristiano Ronaldo a Sarri. Si parla di un cambio decisivo con CR7. Questo è quello che dice poi il Tutto Sport a proposito del gesto di Cristiano Ronaldo, sta a pagina 8. Sarri perdona, Cristiano no. E quindi con questo abbiamo finito, l'appuntamento è per domani.